Quante sono le ipotesi d'amore? Possiamo far finta che non ci interessi, considerarci finiti nelle nostre certezze. Oppure possiamo dire sì, l'amore è sconfinato e si manifesta in mille modi. Un po' di anni fa andava in giro una pubblicità con lo slogan: cosa ti cambia nel sapere che il tuo dottore è omosessuale? A me personalmente non cambia niente, ma proprio niente. E poi tutti parlano di omosessualità come se ne esistesse una sola, ma non è così. Per questo è importante che ogni tipo di discriminazione e fobia venga combattuta, perché tutti possano vivere la vita che desiderano, in armonia con gli altri. Stare bene individualmente per stare bene collettivamente. La mia città è stata all'avanguardia non solo nell'accoglienza della diversità di orientamento sessuale, ma anche nella sua valorizzazione, e questo ha fatto crescere tutti. Abbiamo avuto il primo circolo gay italiano, la prima consigliera transessuale. Ora si tratta di passare al riconoscimento dell'uguaglianza dei cittadini gay, lesbiche e transessuali. Occorre portare ovunque un'attenzione speciale alle questioni legate all'orientamento sessuale, per evitare fenomeni di omofobia che innescano sentimenti di violenza e razzismo. La forza di una comunità che guarda avanti è nella felicità delle persone che ne fanno parte, unite e diverse. Questa sono io. E non discriminare è la mia cultura, la mia forza. Sono Amelia Frascaroli, prima di tutto cittadina.